È passato un anno dall'ultimo episodio. Salute, evocatori, persone, seguaci di Tubaus. Una serie dimenticata, ormai passata. Il champion che tratteremo oggi è Thresh, il Money Grabber. È giunto il momento di resuscitare i vecchi albori. E anche se questo sembra un pigiama, in realtà non lo è. È una maglietta normalissima. Che cazzo di faccia era quella? Non importa. È giunto il momento di resuscitare quella serie. Builda con Clap è finalmente tornata. Tutto quello che dovrete fare sarà farmare e arrossare il canale di Baus e ovviamente il mio canale che trovate in descrizione. Abbondanti salutazioni clapperoni e bentornati in questo nuovissimo video speciale. La serie. Eh già, perché Builda con Clap sta finalmente tornando. Dopo gli unici 3 episodi usciti sul canale di Tubehouse circa un anno fa, siamo finalmente tornati qui per riprendere la serie. I famosi 3 step, i 3 step leggendari. Quali migliori build potrà mai trovare Clap da poter insegnare ai suoi fan? Le migliori. E ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like per la riniziazione. Come si dice la riniziazione? Lasciate un bel like per la serie che è ricominciata un'altra volta. Riusciamo ad arrivare a 100 a questo video? Non lo so. Alzo le mani. Sta tutto nelle vostre mani, ragazzi. E io le alzo. Non le uso le mani. Voi le usate. Il champion di oggi è... Oh mio Dio, così sembra veramente di essere tornati un anno fa. Il champion di oggi è Trinda Salvini, la ruspa della top lane. L'obiettivo di questo campione è rimanere nella corsia superiore, come i veri padani rimarrebbero al nord. Ruspa! E cercare di raggiungere l'inibitore del nemico il prima possibile. Ricordiamo il primo step, quello delle rune e delle maestrie, fondamentali per questo campione. Infatti, quello che dovete fare sarà semplicemente avere attack speed ovunque, tranne nei marchi che saranno di attack damage, e nelle quintessenze che saranno esperienza bonus. Quell'esperienza bonus vi permetterà di raggiungere il livello 6 prima dell'avversario e prenderlo di sorpresa e farlo cadere sotto le vostre grinfie. Per quanto riguarda invece le maestrie, il fervor è fondamentale, insieme ovviamente a quella mastery che vi riduce il cooldown delle summoner spell, per avere il teleport il prima possibile, tornare in lane e continuare a pushare come delle vere ruspe del nord. Per quanto riguarda lo step numero 2, quindi gli items, è fondamentale assolutamente avere come primo oggetto lo starter, il cool, il cal, come cazzo volete chiamare l'oggetto, per poter avere più soldi possibili. Prendere la build, ragazzi, la vostra build costerà tantissimo, per questo dovete concentrarvi e dire: devo farmare bene, devo farmare, prendere tanti soldi. Tryndamere è un champion da mid late game, il che vuol dire che voi, è vero, dovete cercare di prendere il prima possibile l'inhibitor del nemico, ma comunque dovete cercare di farmare il più possibile, avere più soldi per finire la build il prima possibile. Segue ovviamente l'item essenziale per poter pushare le wave, Ravenous Hydra seguita dai boost attack speed, oppure prima lo static, decidete voi. Ovviamente lo static vi aiuterà ancora di più a pushare. Lo Zzroth Portal, ciò che vi permette di pushare il più possibile la lane e di tenere la pushata al massimo. Segue necessariamente l'Infinity Edge per poter one shottare chiunque vi si trovi davanti. E l'ultimo item è a scelta vostra. Guardate, potete scegliere se la Guardian Angel. La Guardian Angel non ci piace molto. Il Banner of Command penso sia l'item perfetto da mettere come ultimo item. Siamo al terzo step, ultimo ma non meno importante, anzi ancora più importante. Guardate, io ho registrato una partita assurda, voi non potete nemmeno immaginare, nemmeno minimamente arrivarci a quanto questa partita sia stata assurda e fenomenale. Dunque, c'è da dire che il game non è iniziato molto bene. Sicuramente ho fatto qualche cavolata, mi hanno gankato qualche volta e sono morto un po' male, ecco. Ma non importa, come abbiamo già detto, i veri Tryndamere sono delle ruspe della top lane e devono pushare tutto il tempo la top lane. Non importa se il team ha bisogno di voi, lasciate morire tutti, non fregatevene di chiunque vi si presenti davanti. Voi continuate, andate dritto e spaccherete tutto quello che vi pare. Non vi dovrà fregare nulla di nessuno. Assolutamente il vostro obiettivo
è solo uno, in tutta la partita, arrivare all'inhibitor della top lane. Il vostro team è inutile, non serve a nulla il team. A cosa serve? Questo non è un gioco di squadra, è un gioco da soli. Si gioca da soli e si arriva all'inhibitor. State tranquilli ragazzi, arriverà un momento in cui il top lane avversario non potrà farvi assolutamente nulla. E per quanto lo sciaco nemico possa one shottarvi con una combo e non darvi nemmeno il tempo di usare la ultimate, perché è un champion molto bilanciato, non importa, continuate a pushare la vostra top lane. Per quanto riguarda le spell da maxare, la Q è la prima da maxare ovviamente. Più sustain avete, più sarete forti in lane, più potete rimanere a pushare. La seconda è la E. La terza, W, ovviamente la ulti, quando potete. Il cooldown della E arriva a abbassarsi talmente tanto da permettermi di avere un escape quasi sicuro. Ovviamente non ho parlato delle summoner spell, ma sono giustamente il ghost e il teleport. Giustamente, cioè cosa potete fare? Arriva qualcuno in top lane, che fate? Non scappate col ghost? Ovviamente dovete scappare con ghost. Come vi ho già detto, il top lane nemico non si aspetterà mai che nonostante voi abbiate due morti e lui abbia forse una kill o qualche assist, voi riuscite a prendere il 6 prima di lui, e questa proprio sarà la cosa che non si aspetterà mai nella vita. Vedete questo Yorick? Non se l'aspettava, incredibile, è morto. E poi mi scrive anche: ma come hai fatto a prendere il livello prima di me? E ricordatevi sempre che l'importante è fare il vostro lavoro di pushatori, di ruspe della top lane, ruspe inarrestabili. Cercare di prendere più cose possibili affinché il vostro team abbia meno difficoltà. Guardate in questo caso, mi arrivano tre persone e intanto il mio team che fa? Fa il Baron. Il team nemico ovviamente era tutto quanto in bot lane, e anche se sono morto non importa, il team ha fatto il Baron. È worth, è worth, è sempre worth. Se pushate siete sempre worth, per forza. E diciamo che il video può concludersi qui ragazzi. Lasciate un bel like per farmi sapere se la serie vi è piaciuta, se il video vi è piaciuto, se la serie vi piace, non lo so, ditemi voi. Scrivetemi nei commenti oltretutto se il champion vi è piaciuto e se l'avete già provato, se volete provarlo. Mandatemi dei screen sulla pagina Facebook per farmi vedere che l'avete utilizzato in un game, quelle rune, quelle masteries. Decidete voi ragazzi, decidete voi. Iscrivetevi al canale di YouTube mio. Ah, e bella. Bella.